Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buongiorno e bentornati. Più passano i giorni e più il caso Cospito si trasforma in un caso politico e soprattutto in un dilemma etico per lo Stato italiano. Perché lo Stato italiano si trova a dover scegliere fra il diritto e la salute di un uomo che sta morendo in carcere. Non è un caso che importanti editorialisti, oggi come Minzolini o Sallusti, ma anche un illustre ex magistrato, penso a Gherardo Colombo, questa mattina citino il caso di Aldo Moro. Oggi come allora si parla di linea della fermezza, oggi come allora la ragion di Stato sembra dover prevalere sul destino di una persona sola, seppure con tutte le differenze del caso. Si parlava di uno statista, oggi si parla invece di un terrorista che si è macchiato di crimini. È un finale già scritto, quindi tra poco ne sapremo di più, perché proprio su questo tema sta iniziando a Palazzo Chigi una conferenza stampa di tre ministri, il ministro Nordio, il ministro Tajani e il ministro Piantedosi. Intanto anche ieri, altra giornata di attentati, attentati incendiari di matrice anarchica, minacce e tutto il resto. Quindi del paese la tensione continua a salire. Peraltro le minacce sono state indirizzate alla deputata dei Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo, proprio qui, mentre era in studio con noi e mentre parlava di questa vicenda. A breve mi collegherò. Ecco.